Tantissimo, non solo per l'identità turistica. Io penso alle rievocazioni e alle manifestazioni storiche più per stimolare la curiosità e quindi l'applicazione, il senso di interesse dei nostri cittadini verso l'identità, identità municipale, identità del borgo, identità regionale. Ritengo che i valori identitari siano importanti, sentirsi orgogliosi di essere residenti, cittadini, parte integrante di Castiglione della Pescaia, come della Toscana, sia qualcosa di molto positivo e di valido che queste manifestazioni riescono a creare proprio in termini concreti, perché coinvolgersi in una contrada, in un'imbarcazione che la rappresenta, in una manifestazione come quella di Siena o come il calcio storico a Firenze o il gioco del Ponte a Pisa o la giostra dell'Orso a Pistoia, la giostra del Saracino ad Arezzo, significa dare un senso compiuto agli stimoli che ciascuno di noi ha per arricchire il proprio profilo di cultura e quindi di identità. A Castiglione della Pescaia si svolge una manifestazione che ha giustamente riferimento con il mare, che riproduce quello che era la ricerca con i galeoni di fare il carico e scarico con maggiore rapidità, e quindi questa intersezione fra le imbarcazioni e poi l'approccio con la costa è qualcosa di molto bello. I cinque quartieri che si cimentano prima nei giorni precedenti con l'imbarcazione dei giovani, delle donne, poi con quella delle cinque contrade, è un'iniziativa di grandissimo valore, non a caso molto attrattiva e molto frequentata dai turisti e dai toscani, dai cittadini. Viva Castiglione della Pescaia! Ma quando appunto decisero di riprendere in mano questa tradizione, pensarono proprio di organizzare un evento che avesse questo carattere promozionale? Alla fine a Castiglione della Pescaia è andata proprio così, da alcune intuizioni di alcuni brillanti dirigenti, amministratori dell'epoca, e oggi non è un caso che sia il territorio, il comune con la più alta, il più alto numero di presenze turistiche lungo la costa, perché chiaramente da quei momenti, da quelle intuizioni si è dato un carattere, una dimensione, una visione al territorio, e dunque il fatto che si continui e che produca l'effetto di riconoscibilità di una comunità con la partecipazione libera, volontaria di tante persone, anche di tanti ragazzi e anche di tante donne che si danno battaglia sul campo di gara in mare, ha il senso appunto di continuare in questa tradizione e in questa visione del territorio che si presta, che si organizza, perché l'offerta turistica non sia solo legata alle strutture turistiche ricettive, ma l'accoglienza riguarda tutta la comunità e integralmente la coinvolge. Allora, le novità sono tantissime, nel senso che dopo i due anni di fermo della pandemia, già l'anno passato è stato un grosso sacrificio ripartire, perché gli equipaggi con due anni fermi per ricostituirli, per metterli al passo con le nuove esigenze, già abbiamo avuto difficoltà. Quest'anno fortunatamente gli equipaggi hanno avuto la possibilità di prepararsi fin da primo tempo, per cui riusciamo a fare queste tre edizioni. La 67esima del Palio dell'Assunta, che sono i senior, la 44esima dei giovani e la 24esima delle donne. In più quest'anno, come novità, c'è l'aggiunta del Palio straordinario riservato ai veterani, questo in occasione dei 100 anni della nascita di Italo Calvino. Cosa lega il palio al territorio, alla comunità? Qual è l'anima? È una grande tradizione che viene da lontano. Diciamo che il palio ha ripreso la sua attività nel dopoguerra, nell'anno 1952, però abbiamo traccia dell'esistenza di una sorta di palio. Noi lo definiamo palio, anche se era una corsa dei barchini che veniva fatta nel 1820. Abbiamo delle edizioni dove, tra l'altro, negli archivi di Stato risulta che già dal 1820 c'era questa corsa, e tra l'altro ha una similitudine con il nostro palio, nel senso che sono quattro rematori, c'era un timoniere e più c'era un altro personaggio, un altro imbarcato che si chiamava Montatore,
e poi scopre, gira gira, volevamo capire questo montatore che ruolo aveva, visto che oggi non lo abbiamo nella edizione moderna del Palio Marinaro. Abbiamo scoperto che era il personaggio che una volta che le imbarcazioni erano vicine al galeone, in cima al galeone c'era una bandiera, si dovevano arrampicare su questo palo, prendere la bandiera, e quel momento era, diciamo, l'equipaggio che aveva vinto, e ci avevano 3 damigiani di vino come premio. Questo è il 1820. Abbiamo perso le tracce nel 910, però fino al 910 sostanzialmente era una tradizione che era quella del paese. In questo momento c'è la difficoltà a organizzare, come dire, una forte partecipazione del paese, anche se è una tradizione sentita. Però insomma, oggi Castiglione è un paese prettamente turistico, quindi è un periodo in cui la stragrande maggioranza delle persone di Castiglione lavorano, quindi è molto difficile. Nei primi anni, fino agli anni 70, ci sono state sfilate di carri, quindi insomma vogliamo rilanciare questa forte tradizione e questo legame che c'è del Palio con i castiglionesi. Grazie mille. È un evento importantissimo anche perché un territorio ad altissima valenza turistica come Castiglione della Pescaia molto spesso negli anni ha portato a dimenticare quelle che sono le tradizioni popolari, proprio per appunto star dietro alla frenesia che il turismo porta dietro di sé. Invece valorizzare un evento come questo è un po' riprendersi il territorio, è un po' appunto ricercare le proprie radici e coinvolgere tutti quei cittadini, quei castiglionesi che danno il massimo per questo evento che diventa e può diventare anche una forte attrazione turistica, quindi un nuovo prodotto, non si vive solo di mare. Castiglione è famosa proprio per le coste, per il turismo balneare che può offrire, ma si inizia a guardare oltre e questo è uno degli eventi che ci può aiutare appunto ad ampliare il nostro raggio. Grazie mille. Cosa vuol dire essere pittrice del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia? È un onore aver realizzato due dipinti per questa importante manifestazione. Mi è molto emozionato rappresentare in un importantissimo scrittore come è stato Italo Calvino nel suo legame con Castiglione della Pescaia e anche il lato della onore all'Assunta con il palio insomma marinaro. Da una persona che di pali ne ha visti tanti, che cosa vuol dire, che esperienza è venire al Palio di Castiglione della Pescaia? Qualcosa di veramente emozionante. Castiglione della Pescaia non ha bisogno di presentazioni per il suo paesaggio suggestivo, per la sua storia, e non a caso insomma Italo Calvino l'ha scelto come luogo del cuore. Sono il 112° palio della mia carriera, tra i quali insomma ultimamente ho fatto anche per la terza volta la balestra di Massa Marittima, poi la terza volta anche il Brevio delle Botti, vabbè, siamo un poco più in là, e quindi sono veramente onorata, ecco. Grazie.